La caloria, tutte le volte che voi leggete ciò che si riferisce all'alimentazione, dieta e quant'altro, normalmente si parla delle calorie e quindi uno deve star lì andare in giro con la calcolatrice perché ci ho mangiato un croissant, adesso ho 8 calorie, poi bevete Coca-Cola, poi dalla mattina alla sera date i numeri, nel senso che cos'è la caloria? È una cosa che non c'entra nulla con l'alimentazione. È la quantità di calore necessaria per innalzare di un grado centigrado la temperatura di un grammo d'acqua, una caloria, quindi 4,18 joule. Si inventa chilocalorie per facilitare il calcolo, che sarebbe 4,18 per 10, in questo caso un grado per alzare un chilo d'acqua. Questo cosa vuol dire? Ad esempio, ce l'avete sul... Ad esempio, se un campione di carbone, io prendo il carbone e gli do fuoco, aumenta di un grado, è un altro tipo di carbone, aumenta di 2 gradi, dirò che il secondo sviluppa quantità doppia di calore rispetto al primo. E vabbè, parliamo del carbone e dell'acqua. Si fa la stessa cosa, l'acqua rimane acqua. Però anziché il carbone si prende il croissant e gli si dà fuoco, gli si prende la pasta asciutta e gli si dà fuoco, si dà fuoco, c'è un'apparecchiatura dove dentro c'è una piattaforma dove si mette la roba da bruciare, attorno c'è l'acqua, è tutto chiuso e si va a vedere quanto si è innalzata la temperatura dell'acqua e riescono fuori le calorie. Questo è un sistema che probabilmente nel nostro stomaco, a partire dalla bocca, forse proprio esattamente così non è. Quindi un modo improprio che può andare bene per le automobili, nel senso che uno sa benissimo qual è il rendimento, non so, della benzina, del metano, via dicendo, ma non può assolutamente servire nell'uomo. Perché? Perché è talmente complesso tutto il processo digestivo, ma di una complessità infinita. Pensate, il colore del piatto modifica comunque quello che è il metabolismo, l'assorbimento di alcune sostanze. Uno mangia nel piatto rosso, l'altro mangia nel piatto verde. Vuol dire che quale, sarà una variante minima, comunque una variante. Se ascoltate, ne so, un certo cantante, una certa musica, oppure un'altra, avrete un metabolismo diverso e avanti così, dipende chi avete di fronte, questo lo modifica totalmente la tavola, quindi è ovvio che qualcosa di meccanico che non c'entra assolutamente nulla con l'individuo, è un riferimento che in realtà può solo servire per far sì che si possa parlare di una scienza dell'alimentazione e di persone addette questi lavori, capite? Tutta la scienza di questo momento, noi ci riferiamo sovente alla medicina perché siamo Associazione Europea di Medicina Tradizionale, che vuol dire Associazione Europea di Etnomedicina, è uguale, sono sinonimi tra l'altro, e quindi ecco perché parliamo di medicina. Nella medicina si ragiona tutto così, l'unico modo per avere certezza è quello di assegnargli dei valori, di attuare dei protocolli e poi certo che tutto è perfetto. Peccato che non esiste, cioè nel senso che non esiste nulla di tutto ciò in natura, nessun essere vivente è possibile ragionare che il mangiare sia carbone e che l'innalzamento della temperatura corrisponda alle calorie. Non c'è assolutamente nessun nesso perché è complessissimo. Quindi vedete, preso da internet, siamo sui libri, addirittura se prendete sono il riso, è come esattamente fosse per scaldare l'acqua, il formaggio per accendere una lampadina, quindi addirittura si fa il rapporto tra il cibo e qualcosa che è un utilizzatore, che ovviamente non c'è assolutamente nessun nesso, altrimenti uno si mangia
etù di formaggio, poi si mette la lampadina a 60 watt, normalmente non si accende. E quindi qui parte la divisione del numero di calorie dal lavoro sedentario che è impiegato al muratore, che ovviamente avrà bisogno di più calorie. Sì, perché bisogna andare a scuola a capire che un muratore deve mangiare di più di un impiegato. Cioè, se non ce lo dicevano a scuola, molti muratori sarebbero morti di fame, che hanno quel panino lunghissimo dove parte dall'antipasto, man mano che vanno avanti, arrivano, a fondo c'è anche un po' di caffè adesso nella parte finale, cioè della scuola. Certo, anch'io se faccio dei lavori pesanti mi rendo conto che mangio di più, ma non me lo, non uso la calcolatrice, quindi è ovvio, viene da sé che dipende. Però anche è anche vero che non è assolutamente solo la quantità di cibo, è il cibo che inserisce, ma è una serie di varianti che non potranno mai essere inserite a livello scientifico, diciamo che degli elementi correttori, quindi delle frazioni potrebbero, volendo sì, ormai lo si fa con la meteorologia, appena la Epson lo fa, il motivo per cui tendenzialmente le prese del tempo della Finiver sono più giuste rispetto alle altre, perché la Epson inserisce le variabili della matematica del caos, che questo riesce a escono fuori delle previsioni che sono apparentemente insensate, ma aggiungendo questi correttivi che sono delle frazioni si arriva, quindi volendo si potrebbe lasciare in parte quello che è un aspetto prettamente empirico e razionale, aggiungendo dei numeri che correggono. Sarà mai perfetto perché è impossibile, però uno potrebbe. Nel senso, gli mangi con la famiglia, mangi da solo, allora pa, aggiungo, devi moltiplicare per 1 fratto 2,07, insomma, tendenzialmente è così, moltiplicando per quello riesci a capire meglio esattamente cosa dovresti mangiare, però siamo sempre nella matematica. Almeno questo sforzo si potrebbe fare perché è veramente così. E quindi la caloria normalmente è un concetto superato perché dipende da una serie, anche quando uno si è cercato di sottoporre a verifiche nell'individuo, nell'organismo, non c'è questa corrispondenza. 5.000 calorie di pasta, 150 grammi, sono trasformate rapidamente in grasso, perché? Perché tipo sono i carboidrati. 500 calorie d'olio, 55 provocano diarrea, e quindi come puoi ragionare, vedete, non puoi fare il calcolo di 500 calorie d'olio d'oliva, anche perché se bevi 55 grammi d'olio d'oliva, 500 calorie di insalata sono impossibili da ingurgitare, perché sono, ovviamente devi mangiarti due ceste di insalata. Questo è un esempio che non si può usare la caloria solo, la caloria può essere un riferimento insensato perché è al di fuori comunque di un contesto biologico, perché si parla di un'apparecchiatura, uno strumento nel quale va a calcolare la temperatura dell'acqua che si innalza, però anche è anche vero che ogni cibo va visto sottoposto a un attento esame. È vero che sarà superato, ma tendenzialmente si continua a parlare di calorie.